Palazzine nella zona ovest del Parco della Galleana, lungo Via Lanza. Il TAR di Parma si esprimerà a novembre sul ricorso da 6 milioni di euro presentato da una società che voleva costruire in quella porzione di terreno di proprietà privata. Oggi un gruppo di ambientalisti guidati da Dario Maramotti dell'OTPGEA si è recato all'ufficio urbanistica del comune, dove è stato ricevuto dall'assessore Bisotti e dall'architetto Giannessi per esprimere preoccupazione in merito all'annosa vicenda. L'assessore ha ribadito che il piano strutturale comunale, che va in adozione, prevede la delocalizzazione dei diritti di Opera Pia, proprietaria del terreno, e del costruttore Edil Breda, che si è sentito danneggiato dal non poter realizzare il progetto depositato. Il comune intende tutelare il parco, ha sottolineato Bisotti. Al momento non è ancora stata trovata un'alternativa per soddisfare le esigenze del costruttore. Ci riserviamo di poter ipotizzare delle proposte dopo l'approvazione del PSC con il primo piano operativo comunale, che grosso modo sarà steso nell'ordine di un anno e mezzo prossimi, insomma. Gli ambientalisti chiedevano di utilizzare uno dei palazzi comunali dismessi. Sì, l'idea è rispettabile. Il problema però che tutti i cittadini sanno è che noi stiamo razionalizzando le funzioni degli uffici del comune, quindi tutti questi immobili attualmente adibiti ad uffici comunali dovranno essere utilizzati o per una riqualificazione o per un'immissione sul mercato per recuperare risorse. Perdere una risorsa di questo tipo sarebbe davvero un danno inaccettabile, io penso, per la città. Sono soddisfatto dell'esito di questo incontro? Beh, ci sono state delle risposte che sembrano chiarire, bisogna vedere poi che cosa verrà attuato dall'amministrazione in seguito, se ci sarà coerenza, se ci sarà capacità di fare pressioni, io credo anche sul Demanio, su altri enti, per garantire questa struttura.